E Radio Radicale, siamo col presidente dei senatori di Fratelli Italia, Lucio Malan, per parlare di quello che è successo questo fine settimana e del fatto che al Senato arriverà il DDL che modifica la normativa sul codice rosso. Allora, io le volevo chiedere cosa pensa di il confronto che c'è stato dopo l'assassinio di Giulia Cecchettin, l'arresto del suo ex fidanzato e di come, insomma, la politica ha affrontato questo tema, quasi chiedendo una risposta d'impeto alle istituzioni all'indomani di questo fatto, gravissimo fatto di sangue. Allora, innanzitutto di fronte a questo fatto, come altri simili, direi che forse questo è peggiore degli altri per la sua, come dire, imprevedibilità e ferocia. Innanzitutto il dolore per quello che è successo, per questa ragazza che la vita è stata stroncata e anche per le famiglie, dico le famiglie, non soltanto la famiglia di Giulia, ma anche la famiglia del suo assassino che si trova anche lei, anch'essa distrutta. Detto questo, la reazione della politica, delle istituzioni, del Parlamento, in realtà è una reazione preventiva, cioè giovedì, mercoledì sarà in Senato per la lettura definitiva questo disegno di legge del ministro Roccella che è stato approvato pochi giorni fa, il 23 ottobre, all'unanimità. Dalla Camera, penso che ci sarà lo stesso esito al Senato, per cui non è una di quelle, come dire, instant laws, no? Che ci sono gli instant books, a volte ci sono le instant laws. È una legge pensata nei mesi scorsi, che avremo portato avanti evidentemente in ogni caso. Le due cose coincidono e credo che nella legge ci sono degli elementi positivi, che servono a completare quella riforma del codice rosso, cioè come ha detto oggi in un'intervista al ministro Nordio, le norme ci sono severe anche sui reati che non siano l'omicidio, ovviamente sull'omicidio le pene sono pesanti come è giusto che siano, le pene sono adeguate anche per gli altri reati minori, sempre gravi naturalmente, ma minori, si tratta ora di metterle in atto dal punto di vista delle leggi. Poi ci sono le misure, diciamo così, preventive, semi-preventive, cioè di fronte a comportamenti pericolosi tenuti da determinate persone, ci sono delle misure interdittive, il divieto di avvicinamento, c'è un uso più ampio del cosiddetto braccialetto elettronico, insomma, sono delle misure che possono aiutare. Naturalmente queste cose, per esempio, se ci fossero state tutte queste norme già in vigore prima del terribile fatto, il terribile assassinio di Giulia, Giulia sarebbe ancora viva? Francamente penso di no, perché è difficile in un caso di questo genere, dove pare, almeno non si ha notizia certa, se non quella di questa sorella di Giulia che ha detto che questo ragazzo già si comportava male, però se si comporta male e uno se lo tiene per sé, come dire, la cosa resta come se non ci fosse stato nessun comportamento anomalo. Per cui non lo so, ma in altri casi sicuramente avrebbe potuto aiutare. Ci vuole una sensibilità, una presa di coscienza ben chiara che queste cose sono totalmente inaccettabili, sono indegne di un essere umano, sono indegne di un uomo che semmai verso una donna ha il dovere di proteggerla, difenderla quando è necessario, quando è in pericolo, certamente non ha nessun diritto di esercitare alcun tipo di violenza, anche assai minore di quello di un efferato omicidio. Questo deve essere ben chiaro. Non sono accettabili le spiegazioni sociologiche, tipo che è colpa della società, è colpa dell'educazione. Se fosse colpa dell'educazione, della mentalità imperante, non si spiega come mai, altri milioni e milioni di persone, più o meno dell'età del giovane che ha assassinato Giulia, e invece queste cose non le compiono e magari si comportano per bene, che quando c'è una donna in pericolo si intervengono a difenderla e non certo al contrario. Senta, vuole dire qualcosa sull'approccio repressivo? Allora, noi veniamo da giorni di polemiche anche per il pacchetto sicurezza. Allora, lei pensa che con norme repressive si possa affrontare sempre, diciamo, la questione oppure
diciamo la prevenzione che è meno appariscente riesce a dare maggiori risultati. Allora, quello che è certo è che l'aspetto repressivo da solo può essere efficace, ma non risolve certo il problema. Basti dire che un numero altissimo di casi, non so se la maggioranza, ma un numero altissimo di casi di quelli che vengono definiti femminicidi sono seguiti dal suicidio dell'uomo che ha compiuto l'omicidio. Io dico, quando ci sono questi episodi di un uomo che uccide la moglie e poi si uccide, dico, ha sbagliato l'ordine, prima doveva uccidersi e poi è vero. Ma Poi lasciar però è vivere. chiaro, e poi lasciare vivere, ma è chiaro che l'aumento della pena quando uno da solo si suicida, cioè non ha nessuna influenza, può avere influenza in alcuni altri casi può avere la sua influenza, saper avere ben chiaro che, ma d'altra parte qualunque tipo di omicidio, dire, sarà salvo quelli, come dire, colposi o addirittura... porta a pene pesanti, come è giusto che sia. Ci sono però altri reati, ci sono i reati, per così dire, minori, che vanno effettivamente contrastati in modo efficace, il che non è detto che contrastare in modo efficace voglia dire mesi e anni di carcere, ma può voler dire misure interdittive, misure di limitazione, di divieto di avvicinamento e così via, che non violano la libertà personale in senso lato, ma vanno in quella direzione. Senta, noi abbiamo visto a margine tante polemiche. Ci sono finite l'onorevole Simonetta Matone, la sorella della vittima, che è stata attaccata da un consigliere regionale, la polemica sul sé di Salvini. Allora, tutti questi episodi a margine di scontro collaterale, volevo chiederle come l'ha trovati, se li ha trovati, diciamo, insomma, la cartina da tornatore di una certa immaturità che non ci permette di vedere in chiaro quello che è successo. Guardi, di fronte a una tragedia così, ma anche in altri casi, sarebbe meglio non fare polemiche. La sorella della vittima ha, come dire, tutta la comprensione per il trauma che deve aver subito, ma la frase di Salvini, se colpevole, cioè io immagino che se lui avesse detto, senza la premettere, se colpevole, questo merita pene pesantissime, carcere, eccetera, eccetera. Eccolo, ci vuole, nello Stato di diritto ci sono i processi. Se colpevole voleva dire alla fine del processo. Poi, se qualcuno fa polemica, ma si trova nella situazione della giovane, mi pare, Elena Cecchettin, vabbè, è comprensibile. Chi non è in quella situazione, francamente, questa polemica sa tanto di strumentale. Le volevo chiedere cosa pensa della Schlein che ha chiesto subito di vedere parlare con la Meloni dopo che le aveva rifiutato un incontro qualche giorno prima. Allora, questo dialogo a corrente alternata come lo... Ma guardi, Fratelli d'Italia aveva invitato l'onorevole Schlein a partecipare a Treiu nell'ambito di quell'apertura che a Treiu ha sempre avuto, fin dall'origine, da parecchi anni, non certo da quando Fratelli d'Italia è entrato in area di governo, no? Adesso è proprio il governo, già prima, insomma, si vedeva che aveva alte probabilità di andare al governo con importanti posizioni. E lì Schlein ha rifiutato, era libera di rifiutare, ora ha proposto questo dialogo, è un fatto positivo sulle cose su cui tutti sono d'accordo, cioè che il femminicidio va contrastato, bene la collaborazione. Devo dire che la collaborazione in realtà c'è già stata anche prima, perché questo disegno di legge, che è una collaborazione concreta e fattiva, è partito da tempo, Vi c'è eravate stata... visti in Parlamento, come auspicava? Esattamente, esattamente, esattamente. Ci siamo fatti in Parlamento. Non credo che ci siano stati colloqui personali tra l'onorevole Schlein e il presidente Meloni, ma la collaborazione c'è stata nei fatti con l'approvazione di questo disegno di legge che mercoledì arriverà alla sua approvazione definitiva al Senato. Bene. Grazie come sempre a Lucio Malan.